Ciao a tutti, una maglia è una storia per un giocatore. Lorenzo Insigne è una maglia della nazionale, come avete visto è una 7. Potrà sembrarvi strano perché adesso veste la 10, ma 3 anni fa era la gestione Ventura, ha giocato anche con la 7 Lorenzo Insigne. Poi la 10 se l'è meritata sul campo però, una prestazione dopo l'altra. Pensate al gol fantastico al volo contro la Bosnia, protagonista di un eccellente percorso nelle qualificazioni con Roberto Mancini. Insigne, come tutti i 10 della nazionale, un po' divide l'opinione pubblica, ma io credo che quella maglia, la 10, se la sia meritata, in cima a un percorso che è lungo perché è esordito in azzurro tantissimi anni fa. Con Cesare Prandelli veniva dal Pescara, con Immobile, con Verratti, tutti e tre in nazionale, e Prandelli ci ha creduto, l'ha fatto esordire, addirittura l'ha portato quando giocava già nel Napoli al Mondiale del 2014, preferendolo a Giuseppe Rossi. Ricordo le convocazioni, le polemiche. E Insigne era protagonista anche di quella nazionale, poi il mondiale andò come andò, ma quella è un'altra storia, ve la racconto magari un'altra volta. È un giocatore, un crack di livello internazionale? Dibattito, come sempre, aperto. Però io l'ho visto giocare in Champions e decidere le partite in Champions, l'anno scorso contro il Liverpool. Il mio gol preferito, personalmente, 15 febbraio 2017, Santiago Bernabéu e Napoli contro Real Madrid. Real Madrid va a vincerla quella Champions League, una delle tre vinte in fila da Zidane e Cristiano Ronaldo. 8 minuti, parte in contropiede Insigne e sembra guardare a terra, non è vero, perché ha già visto con la coda dell'occhio Keylor Navas un po' fuori dai pali, da 30 metri, raso terra, segna. È un gol di talento incosciente, irrazionale, e vi fa capire che in certi frangenti Lorenzo Insigne, l'ho detto anche in telecronaca, gioca con la musica nelle orecchie, a seconda una frequenza di gioco, di passaggio, di tecnica che raramente è uguale in Italia. Io mi auguro che possa crescere ancora, come sapete l'europeo non è quest'anno, ma è l'anno prossimo, nel 2021, e magari con la 10, non più con la 7, possa darci una grande mano Lorenzo Insigne, che porta una croce a Napoli, perché come tutti i profeti in patria, come Quagliarella, che l'ha preceduto, come Totti a Roma, non è facile per lui, però deve tenere duro, deve continuare a marcare gol, una prestazione dopo l'altra, e magari potrà aiutare anche la causa della nazionale. A domani.